Eccoci, dovremmo essere in diretta. Buonasera a tutti, benvenuti agli altri stati generali, questa riflessione collettiva che abbiamo avviato con cinque associazioni: Critica Economica, Idee Sottosopra, Osservatorio Globalizzazione, Associazione Minerva e La Fionda. Il tema di questa sera è quello su cui ci interrogheremo questa sera è quale possa essere un modello di sviluppo per l'Italia. E lo faremo con degli ospiti illustri. Abbiamo questa sera il professor Baccaro, che insegna ed è direttore dell'Istituto Max Planck per lo studio delle società di Colonia, il professor Zezza, che insegna all'Università di Castino ed è Research Fellow presso il Levy Institute for Economics degli Stati Uniti, e il professor D'Antoni, che insegna all'Università di Siena e che ha ricoperto un ruolo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze tra il 2013 e il 2014. Potente, sì. Vi ringraziamo per aver accettato di partecipare, innanzitutto. Allora, per partire su quelle che possono essere effettivamente le strategie di sviluppo, io inizierei dalla crisi del coronavirus e dalle criticità che tale crisi ha effettivamente messo in evidenza. Questa crisi è una crisi che doveva essere in un certo senso simmetrica, perché è una crisi sanitaria, ma è una crisi che probabilmente avrà degli effetti asimmetrici anche alla luce delle risposte di policy che i vari stati, rimanendo all'interno dell'Unione Europea, anche solo rimanendo all'interno dell'Unione Europea, hanno dato, sia in termini di ampiezza, sia in termini di tempestività delle risposte. Inoltre, questa crisi si inserisce in un contesto internazionale già in crisi. Abbiamo potuto assistere alle conseguenze della guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina per il commercio internazionale e per i paesi esportatori e poi l'Italia nello specifico non si era ancora ripresa dalle crisi precedenti del 2007-2008. Dalla crisi successiva ai debiti sovrani ed anche dalle risposte di policy che erano state date a queste crisi. A questo punto ci siamo chiesti effettivamente quale possa essere, come disegnare, come programmare un efficace modello di sviluppo per il paese. Un modello di sviluppo che sappia mettere insieme, tenere insieme la dimensione dell'interno. Quindi dei relativi conflitti che vi sono all'interno e anche la dimensione internazionale e la dimensione quindi esterna. Partirei quindi con un giro di domande su questo punto, magari inizierei con il professor Baccaro. Sulle prospettive della crisi immediate della crisi per l'Italia. Siamo in una situazione, direi, di incertezza. Cioè, io quello che vedo profilarsi all'orizzonte è il secondo tempo di una crisi, dalla crisi dell'euro cominciata nel 2010 e in realtà mai conclusa, perché le soluzioni istituzionali che sono state tirate fuori all'epoca. Sento dei rumori strani. Le soluzioni istituzionali che sono state tirate fuori all'epoca sono probabilmente incomplete o comunque difficilmente accettabili dal punto di vista politico, anche se c'è notevole incertezza e dipenderà molto da come reagiranno, come risponderanno i diversi attori, in particolar modo la Banca Centrale Europea e i paesi del Nord che danno le carte, cioè sostanzialmente la Germania, più dei cosiddetti quattro frugali. Per essere più preciso, siamo in una situazione in cui l'Italia non cresce da 25 anni, in cui per anni il tasso di rendimento sullo stock di debito, quindi il tasso di interesse,
pagato sullo stock di debito è stato maggiore del tasso di crescita, quindi c'è stata una tendenza incrementale del debito pubblico italiano ad aumentare, e i vari tentativi di ridurlo in assenza della crescita non sono serviti a granché, forse hanno anche aggravato la situazione. Adesso siamo di fronte a uno shock molto forte che porterà a un debito pubblico, probabilmente, dice l'Eurostat, intorno al 160% del PIL, un tasso di crescita fortemente negativo, un tasso di interesse sul debito che rimane vicino allo zero, ma che è comunque positivo. Insomma, le preoccupazioni che i mercati finanziari hanno da tempo a proposito della sostenibilità del debito italiano diventano preoccupazioni ancora più incalzanti in questo momento. E sono cogenti se la Banca Centrale Europea decide, come aveva annunciato all'inizio della crisi in marzo la Presidente Lagarde, di non chiudere gli spread. Poi ha cambiato idea e adesso sta operando per fare in modo che la cosiddetta trasmissione della politica monetaria sia senza intoppi. Però è, come sappiamo, una situazione molto, molto fragile. C'è stata una reazione forte anche a livello istituzionale in Germania da parte della Corte Costituzionale, che sostiene che questo tipo di acquisti è incompatibile ultra vires con la delega data a un'istituzione con la Banca Centrale Europea dai trattati. Non si sa bene come questa cosa evolve in futuro, perché il debito pubblico italiano sia sostenibile è necessario che ci sia un impegno ad acquisti potenzialmente indeterminati, o perlomeno non bisogna annunciare in anticipo la data in cui si comincia a vendere. Ci si muove, però, e questo è un fatto nuovo rispetto alla crisi del 2011, i paesi, soprattutto la Germania, ma anche la Francia, hanno in qualche modo avvertito il pericolo mortale che l'euro sta nuovamente attraversando, quindi hanno dato vita a questo tentativo molto iniziale di mutualizzazione del debito, il cosiddetto recovery fund, che però non si sa di quale entità sia, che forma prenderà, se la forma dei grants o la forma dei loans, se sono loans, cioè prestiti, non servono molto all'Italia, se sono grants, dipende naturalmente dalla loro entità. Insomma, siamo in una situazione di estrema incertezza in cui non è escluso che ad un certo punto l'Italia sia costretta a fare delle scelte difficili. C'è un percorso istituzionale per affrontare questo tipo di crisi, è quello che è stato disegnato durante la prima fase della crisi dell'euro, cioè il rivolgersi al MES per ottenere un prestito ponte, negoziare contestualmente un accordo, il cosiddetto memorandum of understanding, che impegna il paese sostanzialmente all'eterodirezione e a mettere in pratica tutta una serie di politiche di austerità. Probabilmente questo comporta anche la ristrutturazione del debito. E qui c'è il punctum donis dal punto di vista politico. A differenza della Grecia, qui dobbiamo fare il parallelo con la Grecia, che nel 2015, quando ci fu il negoziato per il terzo bailout, l'elettorato era chiaramente orientato a rimanere nell'euro a tutti i costi. Nel caso dell'Italia c'è più di un segnale che l'elettorato italiano sia fortemente disamorato e soprattutto possa ulteriormente disamorarsi se la prospettiva, il contraccambio per ottenere un accesso ai fondi di salvataggio, sia l'austerità, possa rigettare questa austerità. Siamo insomma in una situazione incerta che dipende da molte variabili, da come si muovono soprattutto i partner europei e le istituzioni europee, in particolar modo la Banca Centrale, ma anche una situazione in cui l'Italia, a differenza della Grecia, ha un po' più di carte in mano da giocare.
questo giusto anche per aggiungere un'altra considerazione, anche perché diciamo a partire dagli anni 70 non vi è stato un coordinamento magari cioè se negli anni 70 un certo tipo di modello di sviluppo era in auge, poi c'è stato sicuramente un cambiamento e ad oggi ci troviamo in una situazione magari di in cui c'è una specializzazione produttiva in settori tradizionali in cui la grande industria sta scomparendo, concentrandoci per un istante in questa prima fase anche sull'Italia, e il lavoro è precario, disperso, quindi questa crisi comunque, se l'Italia non può rispondere a questa crisi in maniera adeguata, sia per quanto riguarda la credibilità con i partner europei, quindi in sede di negoziazione, sia per quanto riguarda le scelte interne, è anche dovuta forse ad una mancata consapevolezza, ad una mancata programmazione. Il professor Zezza cosa ne pensa? Ma io sì, condivido questa idea che ci sia stato in Italia un piano, diciamo, una visione su dove volevamo andare, un programma di sviluppo nel dopoguerra che più o meno negli anni 70 è finita. E ho scritto un lavoro con Sergio Cesaratto in cui cerchiamo di ricostruire un po' le diverse fasi dell'economia italiana. E quello che è emerso da questo lavoro di ricostruzione è proprio che il governo ha mantenuto fino agli anni 70 un obiettivo di crescita del paese, di operazioni di investimento fatte per colmare o attenuare i divari territoriali, e appunto tendere alla piena occupazione, quindi cercare di crescere anche facendosi trainare dalle esportazioni e inserendo l'Italia nel commercio internazionale, ma tamponando con la spesa pubblica quando questo non era sufficiente. Poi anche in Italia, come nel resto dei paesi occidentali, si è imposta quest'idea neoliberista di cui siamo ancora, diciamo, prigionieri. E l'idea neoliberista, da un certo punto di vista, sostiene che il governo non deve più perseguire la piena occupazione con politiche fiscali. Le politiche fiscali espansive sono il male, soprattutto se finanziate con debito pubblico. Il lavoro lo creano i mercati, dobbiamo lasciar fare i mercati. E quindi è partito un cambio di rotta radicale che ha portato alle privatizzazioni, ha portato alla separazione tra la banca centrale e il governo, al divorzio in Italia tra Banca d'Italia e Tesoro, e ha tutta una serie di conseguenze di cui l'adozione della moneta unica è stato forse l'ultimo tassello. Abbiamo avuto una concentrazione dei redditi, delle ricchezze, un blocco dei salari reali per la maggior parte dei lavoratori, anche se non per il top management. Ho letto da poco un articolo inviato a una rivista scientifica che mostra come, da quando l'Italia ha deciso di adottare una strategia di difesa del cambio per prepararsi all'ingresso nell'euro, i salari degli italiani si sono fermati rispetto a quelli di altri paesi con cui possiamo confrontarci. Quindi manca una strategia, manca un piano, perché siamo prigionieri di quest'idea che il governo non deve fare il piano, sono le imprese che devono essere lasciate libere di operare e creare posti di lavoro. E purtroppo questa ideologia è partita con Reagan, è partita con la Thatcher, sono passati ormai più di 30 anni e ancora non si vuol capire che è fallimentare, che ha portato alla deriva, ha portato alla stagnazione e così via. Ma a me sembra che i nostri politici e la maggior parte degli economisti che gli suggeriscono cosa fare abbiano ancora questa visione.
Per passare a cose più recenti, a me sembra che dietro un dibattito italiano sul MES, il recovery fund e così via, ci sia ancora quell'idea che i miei amici greci mi hanno raccontato di quando iniziò la crisi dei debiti sovrani con Papandreou. E quello che mi hanno detto è che Papandreou davvero credeva, ormai lo sappiamo che era un'ingenuità, ma lui davvero credeva che adottandolo un vincolo esterno, dicendo ai suoi cittadini dobbiamo fare delle riforme strutturali perché ce lo chiede l'Europa, avrebbe creato quella rottura per diciamo rompere delle cancrene in cui l'economia greca era ferma e far fare, diciamo, a modernizzare il paese, far progredire il paese. E una situazione analoga ce l'abbiamo anche noi da un certo punto di vista, perché anche per noi ci sono delle riforme strutturali da fare, e penso alla modernizzazione della pubblica amministrazione, che ha anche delle implicazioni sul divario territoriale tra nord e sud, e così via. Ma quello che abbiamo visto dall'esperienza greca è che se si vogliono fare queste riforme non si deve fare l'austerità. L'austerità si traduce in tagli lineari, in riduzione dei servizi, in uno scadimento della qualità della pubblica amministrazione, quindi esattamente il contrario di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi. Se si vogliono affrontare queste cose occorre appunto un piano che contempli creazione di posti di lavoro nella pubblica amministrazione, investimenti in infrastrutture, investimenti in tecnologia, investimenti in ricerca. Tutto questo è a mio avviso indispensabile, ma d'altra parte tutto questo io non lo vedo. E anche discutere del MES, discutere del recovery fund, a noi quello che manca nell'Eurozona è una banca centrale. La banca centrale deve svolgere il lavoro di coordinarsi con la politica fiscale e finanziarla in tempi di emergenza. E a noi questo, io sono tra i firmatari di un appello che chiedeva appunto alla Banca Centrale Europea di svolgere questo ruolo. La Banca Centrale Europea lo sta svolgendo, anche se in maniera potremmo dire surrettizia, ma tutti questi altri proposte, il MES, il Recovery Fund e quant'altro, sono sempre delle ammissioni di impotenza e fatte da chi spera che sottoponendoci di nuovo al diktat di Bruxelles e di Francoforte si possa fare una qualche riforma in Italia che avrà conseguenze negative che i politici che propongono queste cose sperano non ricadano sulle loro spalle, ma sperano di poterle scaricare sulla spalla dei tecnocrati. Io non credo che questo, se sarà fatto, funzionerà. Quello che porterà, a mio avviso, è un rafforzamento di chi con l'Europa non vuole avere nulla a che fare, ma allo stesso tempo non condivide la mia posizione su quale dovrebbe essere una strategia di piano per l'Italia. Mi fermo per non proseguire altri 30 minuti e poi riprenderò più avanti. Sono considerazioni importanti. A questo proposito, collegandomi anche a quello che ha detto il professor Zetta, volevo chiedere al professor D'Antoni, ma anche alla luce della sua esperienza al MEF, ma secondo lei questo cambio di rotta che c'è stato, che mi sembra di poter dire che sia condivisibile, almeno che un certo cambio di visione, un certo cambio di direzione in maniera consapevole o inconsapevole ci sia stato per la politica economica e per il modello di sviluppo Italia a partire dagli anni 70. È stata una questione, cosa ha guidato il processo? Sono stati magari interessi, necessità, visioni di mondo, necessità di ideologie, necessità di inserirsi all'interno
del processo europeo, perché c'è stato effettivamente, come diceva il professor Zezza, proprio un cambio di paradigma dalla piena occupazione ad altri tipi di obiettivi come principali, ad esempio, penso a contenere l'inflazione. Passo la parola a lei. Buonasera e grazie di questo invito. Allora, prima cosa da dire, dice, negli anni 70, poi ci sono varie periodizzazioni che si possono fare, per esempio i problemi, se andiamo a vedere i dati sulla crescita, i dati sulla crescita che in Italia vanno insieme con i dati sulla produttività, variamente misurata, vediamo che c'è una chiara rottura nel corso degli anni 90, poi si può risalire indietro perché ovviamente c'è un continuum. Negli anni 70, a fine anni 70, c'è un cambio sul piano intellettuale, si individua in quella fase un cambio di paradigma da quello che è una visione dominata dal paradigma keynesiano, quindi dall'idea della stabilizzazione macroeconomica attraverso le politiche fiscali e monetarie, cioè diciamo un intervento attivo sul piano macroeconomico per un verso, una tendenza anche a realizzare politiche con effetti distributivi. Ricordiamo che nei primi anni 70, non parlo dell'Italia, parlo di tutte le economie avanzate, tocchiamo il minimo in termini di diseguaglianza interna in tutte le economie avanzate, cioè dopo la guerra c'è una riduzione, un aumento dell'eguaglianza, una riduzione della diseguaglianza, del reddito, della ricchezza, che tocca il suo minimo agli anni 70 e poi nel corso degli anni 70, a partire soprattutto alla fine degli anni 70, ricomincia a salire. E c'è un cambio anche da quello che è un obiettivo che vede come prioritario l'obiettivo di occupazione al costo di mantenere un certo livello di inflazione, si arriva a dare priorità alla lotta all'inflazione. Questo viene accompagnato anche da cambiamenti nella visione teorica, in cui si afferma che non è possibile mantenere stabile un livello di inflazione riducendo, si è parlato anche nei libri di testo, si trova ancora questa idea del trade-off, no, del dilemma tra inflazione e disoccupazione, per cui si riteneva che tollerando un certo grado di inflazione potessi mantenere al minimo la disoccupazione. Ecco, questa cosa viene travolta anche sul piano della riflessione teorica, degli sviluppi di quegli anni, e si dice no, assolutamente il prezzo è un'inflazione crescente in modo indefinito, quindi la priorità diventa la stabilità dei prezzi, la lotta all'inflazione, si ha tutta una serie di cambiamenti. Ora appunto Zezza citava la questione del divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, è una fase che si riscontra in vari paesi, segna un cambiamento del regime di politica monetaria, coincide con una fase in cui si vede un aumento dei tassi di interesse a livello mondiale ed è, ripeto, un cambiamento molto più che va molto, molto oltre i confini del nostro paese. Da quel periodo si fa iniziare la fase neoliberista, appunto la del governo Thatcher, il governo Reagan, quindi anche interventi pesanti sul fronte delle privatizzazioni, del sistema di tassazione. Ma una cosa che si può dire è che noi siamo un paese che insegue in tutto il dopoguerra e insegue piuttosto bene, raggiunge paesi ritenuti molto più avanzati in termini di benessere, di produttività, ma arriva anche in ritardo a una serie di riforme, per cui noi negli anni 70 abbiamo una serie di riforme molto importanti, la riforma del con l'introduzione delle imposte progressive, l'introduzione del servizio sanitario nazionale, aumenti di spesa pubblica rilevanti, ai quali però non si accompagnano una prima fase, una fase che poi si protrae anche negli anni 80, un corrispondente aumento della tassazione, per cui poi noi roviniamo il bilancio pubblico per l'effetto combinato di due fattori. Il primo è che all'aumento di spesa non corrisponde non c'è un corrispondente aumento delle entrate e quindi abbiamo dei disavanzi. Poi questi disavanzi, che negli anni 70 venivano bene o male coperti anche con l'intervento della banca centrale e con tassi di interesse reali che
per effetto dell'inflazione restavano negativi, negli anni 80 invece non, è un meccanismo che non funziona più, i tassi di interesse diventano molto alti, quindi l'effetto combinato di deficit e tassi di interesse molto alti, riflesso sia delle scelte di politica monetaria interna che di quello che avviene a livello internazionale, porta a questa esplosione del debito pubblico lungo tutti gli anni 80 fino ad arrivare al massimo del 94. Ricordo questo elemento perché l'eredità del debito pubblico è un elemento per noi molto condizionante, che condizionerà anche le scelte degli anni successivi e che tuttora condiziona fortemente la nostra capacità di intervenire nella politica economica. Diciamo che quello che succede negli anni 90 è anche spiegabile come tentativo di affrontare questo problema, e lo stesso ingresso nell'euro viene giustificato all'interno anche con la necessità di contenere il debito, di ridurre i tassi di interesse e anche di vincolare il paese a una politica di energica riduzione del debito, salvo poi scoprire che questa cosa non avviene per vari motivi, per cui ora tuttora noi ci ritroviamo con questo fardello che in questo momento rischia di essere un elemento ancora più forte, perché il rallentamento della crescita dovuto al Covid, quindi il rallentamento dovuto all'epidemia, la necessità anche di spendere per evitare che l'economia si fermi, ci lascerà con un livello, lo ricordava Lucio Baccaro, che viene stimato tra il 155 e il 160% del PIL. A me quello che spaventa molto, così veniamo anche ad altri aspetti che sono stati detti, è stato detto già quasi tutto, e prima di parlare per terzo, quando si è d'accordo con chi ha parlato prima di te. Il problema è quando domani, dopodomani, dopo che ci saranno tutti appunto questi annunci di piani di finanziamenti eccetera, però ai paesi sarà richiesto di rientrare nei binari del risanamento. Binari del risanamento che, a meno che non si modifichi in modo radicale le regole fiscali europee, cosa che però non mi pare sia sul tavolo, per il momento sono soltanto temporaneamente sospese, significa rientrare nell'obiettivo del debito al 60% in un orizzonte temporale che è nell'ordine dei 15-20 anni. Questo vuol dire fare degli sforzi, cioè dovessimo rispettare quella regola, significa fare degli sforzi tali da lasciare tutti i margini di intervento interamente esauriti dalla necessità di mettere risorse alla riduzione del debito. Quindi ci sono riforme da fare, ci sarebbe da rilanciare l'economia. Per la verità devo dire una cosa, noi le riforme le stiamo facendo da tanto tempo, perché siamo un paese che ha un record di riforme sul mercato del lavoro, privatizzazioni, siamo stati tra i primi paesi a riformare il proprio sistema pensionistico. Cioè, è stato fatto molto proprio di quello che veniva richiesto dalle ricette dell'ortodossia economica. Quindi la pensione non è stata privatizzata, ma ci si è mossi nella direzione dei conti individuali con l'adozione del sistema contributivo. L'Italia e la Svezia furono i primi paesi a farlo a metà degli anni 90, e quindi a stabilizzare in prospettiva la propria curva pensionistica, con la prospettiva di pagarne poi le conseguenze in termini di dimensione delle pensioni per le generazioni che andranno pensione interamente col contributivo. Siamo stati un paese che ha ridotto moltissimo tutti gli indici di protezione del lavoro, dice di Employment Protection Index, come si chiama, no? E quindi a partire da riforme Treu e successive riforme. Ora si comincia a dire, ma forse quella cosa lì non ha giovato molto alla produttività. Abbiamo fatto la maggior, negli anni 90 siamo il paese che ha privatizzato di più, cioè abbiamo ridotto quello che era la colonna portante del nostro sistema industriale, che erano le partecipazioni statali, sono state
brutalmente dimensionate. Ora, se dobbiamo valutare gli effetti rispetto alle riforme, viene qualche dubbio che quella fosse la strada. Naturalmente si può sempre dire, infatti lo si dice, che il problema è che non si è riformato abbastanza, cioè bisognava andare fino in fondo, la riforma funziona quando superi una certa massa critica, quando riformi veramente tutto, e quindi si può puntare, che ne so, sui taxi, sulle farmacie, sui servizi pubblici locali che ancora non sono stati privatizzati, cioè non c'è limite potenzialmente alla progetti di trasformare l'economia in senso liberale. Però diciamo che se dovessimo fermarci un attimo e giudicare dai risultati, questi non sembrano confortare molto le previsioni che quella fosse la strada. Quindi forse le riforme ci vogliono, ma sono altre riforme, sono riforme che innanzitutto richiedono risorse. E allora il problema e la mia preoccupazione è, nel momento in cui tutte le nostre risorse future, stando ai vincoli europei, dovranno andare alla riduzione del debito, non ci sarà risorse per fare altro. Tutti i margini di flessibilità saranno assorbiti da quello. Quindi diciamo che, pur essendo interessante e uno dei temi che mi interessano, andare a ragionare su come riformare i servizi pubblici, il sistema sanitario, eccetera, però quando arriviamo al dunque diciamo, va bene, ma le risorse da dove verranno? Perché sono anni che si continuano anche a enumerare, a immaginare, rafforziamo la scuola, l'università, la ricerca, eccetera. Poi quando si tratta di metterci i soldi che ci vogliono, questi non ci sono, perché i margini non lasciano spazio. Cioè, siamo un paese che cresce poco, e questo ovviamente peggiora la nostra capacità di affrontare e di servire il debito pubblico, e siamo un paese che appunto non riesce a mettere in campo risorse per fare quello che servirebbe. Questo è un po' il motivo per cui ultimamente con altri stiamo molto puntando il dito proprio sulla questione dei vincoli europei, delle regole, anche dell'opportunità di vincolarci ulteriormente con meccanismi vari tipo MES, eccetera, che mi sembra, appunto, sono anch'io un firmatario di questo appello per non sottoscrivere il MES, perché comunque lo si metta, ci sembra un modo per stringere un pochino la camicia di forza attorno a una serie di politiche che vanno in quella direzione. E voglio essere malevoli, ma l'impressione è che le ragioni non siano ragioni principalmente economiche, ma sono ragioni dovute al fatto che impegnandosi su quei vincoli, una classe politica ha la possibilità di garantire la propria sopravvivenza rispetto a un'alternativa invece in cui non facendolo la gamma delle possibilità potrebbe lasciare spazio anche a forze diverse e a opzioni diverse. Quindi è un modo per, nel momento in cui il paese ha come unica opzione quella di rispettare i vincoli che ha preso, a quel punto anche il confronto politico diventa compresso, e uno si può presentare come il miglior garante dell'accordo che ha sottoscritto rispetto ai partner europei. In questo senso vedo una finalità principalmente politica. Il quadro non è rasserenante, però sono contento perché mi sembra che stiamo mettendo insieme un po' tutti gli elementi. A questo punto, però, innanzitutto, dando la parola poi al professor Baccaro, con cui mi scuso perché ho forse orientato anche la sua risposta, e quindi se vuole aggiungere qualcosa, orientato forse la sua risposta più verso la contemporaneità, magari, e meno in un'ottica di lungo periodo, quindi se vuole aggiungere qualcosa a questo quadro ricco è benvenuta, benvenuto, però gli chiederei anche di iniziare a riflettere invece su un secondo punto, cioè sui margini, se effettivamente qualche margine c'è di azione
oggi, diciamo, ragioniamo in un primo momento, tra virgolette, a trattati vigenti, cioè qualora non si qualora alla fine della crisi del Covid, appunto, per esempio, il patto di stabilità venga reintrodotto così com'è, o a modifiche incrementali dello stesso, ci sono degli spazi di policy? Allora, guardi, io rivengo un po' sulle questioni precedenti, anche perché è un po' più facile rispondere alla prima parte della sua domanda che alla seconda. Cioè, quindi sul quadro storico, e soltanto per aggiungere un elemento che non è stato detto o è stato detto solo parzialmente. Cioè, perché l'Italia decide di adottare questa strategia del vincolo esterno? Da dove viene la strategia? Beh, sostanzialmente deriva da questo. I miei due colleghi hanno messo molto l'accento sul problema dell'inflazione. E effettivamente l'inflazione è il problema dell'Italia. Cioè, l'Italia è simile a tanti altri paesi dell'Europa occidentale, nel senso che la si potrebbe definire fino agli anni 70, anche negli anni 80, un modello di crescita tirata dai salari. Un modello di crescita in cui diciamo l'elemento esogeno è questa spinta all'aumento salariale che viene da fattori politici, ecco perché esogeni, cioè dalla militanza del movimento operaio italiano, che in questo, che per lunghi anni è stato il più conflittuale dell'Occidente, poi è stato raggiunto dai coreani. E questo elemento di militanza ha paradossalmente un effetto benefico da un certo punto di vista, perché oltre a spingere la componente principale della domanda aggregata, che sono i consumi che vengono finanziati attraverso gli aumenti salariali reali, genera un circolo virtuoso per cui per sfuggire ai vincoli delle rigidità istituzionali creati da un fattore del lavoro che diventa sempre più caro in termini relativi, il capitale si impegna in riforme, in primis l'aumento dell'intensità di capitale, ma anche tentativi di utilizzare il fattore lavoro in maniera più efficiente, che aumentano la produttività, e quindi in un certo senso c'è il circolo virtuoso di tipo fordista di cui parla la letteratura, una certa letteratura di scuola della regolazione o paradigmi simili. Però, a differenza di altri paesi, l'Italia ha un problema. Mentre in altri paesi il modello fordista è istituzionalmente ancorato a un patto sociale che viene siglato molto in là nel tempo, nei paesi scandinavi viene siglato negli anni 30, in Germania subito dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, un patto che prende vari nomi, pace del lavoro, accordo di base a seconda dei paesi, in cui sostanzialmente i due attori di classe principali, le rappresentanze di lavoratori e il patronato, si riconoscono reciprocamente e riconoscono i rispettivi ruoli, stabilendo anche quali sono le regole di ingaggio. Beh, questo patto di base, questa pace del lavoro, in Italia non viene sancita. Verrà sancita molto più in là nel tempo, agli inizi degli anni 90, ed è parte della storia dell'adozione del vincolo. Quindi per lunghissimo tempo l'Italia è un problema fortemente distributivo, una società non pacificata in cui il conflitto si manifesta come un tasso di inflazione molto elevato fino ai primi anni 80 e anche dopo, anche quando il tasso di inflazione comincia a scendere, più elevato degli altri paesi. Questa è la manifestazione. Quindi per lunghissimo tempo il problema principale delle elite italiane è stato ridurre il tasso di inflazione. E si sono adottate due strategie per ridurlo. Una è una strategia di politica rumorosa, quindi una strategia visibile, che è stata quella del patto sociale, dei vari esperimenti neocorporativi che vengono adottati in Italia a partire dalla fine degli anni 70 e poi negli anni 80.
sostanzialmente a partire dalla solidarietà nazionale. Questa leva di politica visibile e rumorosa sostanzialmente non genera dei frutti particolari, non ha grandi risultati. Viene però adottata un'altra strategia, molto meno visibile, molto più sotterranea, che è quella di indurre a più miti consigli, soprattutto il sindacato, ma poi indurre una serie di cambiamenti a monte di più ampia natura, adottando un ancoraggio esterno, la strategia del vincolo esterno, quella di fare in modo che la militanza salariale abbia dei costi più elevati, perché non è più possibile, per esempio, svalutare, che i datori di lavoro siano incentivati a opporre maggiore resistenza rispetto alle domande salariali dei lavoratori e, in generale, che, posti di fronte ad una serie di vincoli, tutti gli attori del sistema diventino più virtuosi, i sindacati più ragionevoli, gli imprenditori più disposti a competere sulla capacità di innovazione e meno sulla riduzione del costo del lavoro e sullo scaricare l'aumento dei costi sui prezzi, e i partiti a loro volta comincino a guardare l'impresa pubblica non più come una mangiatoia a cui attingere per accontentare le proprie clientele. Questa sostanzialmente è la strategia del vincolo esterno, che viene adottata a tappe a partire dalla fine degli anni 70, con l'ingresso nello SME, a cui si accompagna il divorzio di cui parlava Gennaro Zezza prima, e poi successivamente con l'ingresso nello SME ristretto, a banda ristretta, nel 1990, per culminare prima con la firma del patto, del trattato di Maastricht, che viene firmato all'inizio del 92, ma entra in vigore alla fine del 93, e poi successivamente con una cesura importante, di cui forse parleremo dopo, cioè dopo la crisi dello SME, il tentativo riuscito di entrare nell'euro, decisione che viene presa nel 1996, e poi l'ingresso nell'euro avviene successivamente. Quindi questo mi sembra un elemento importante per capire perché si prendono certe decisioni, per completare il quadro analitico che abbiamo tracciato fino adesso. Adesso vengo alla sua domanda, se ci sono spazi di manovra. Guardi, la situazione sta in questi termini. Io non vedo realisticamente una possibilità concreta che gli attori del fronte del nord, del fronte dei creditori, abbiano incentivi a cambiare la loro posizione spontaneamente, oppure o convinti dalla forza dell'argomento migliore, quindi convinti in maniera discorsivamente dagli argomenti dei paesi del sud. Questa era la strategia di Varoufakis. Varoufakis pensava di poter convincere le sue controparti della fondatezza dei suoi argomenti. Quindi non vedo che abbiano incentivi a cambiare, a meno che non siano costretti a fare. E quello che potrebbe cambiare gli incentivi è una percezione che mi sembra emerge in maniera abbastanza chiara in Germania, in particolare, non in Olanda, non in Austria, ma in Germania sì, del pericolo mortale che corre l'euro in questo momento. Un pericolo mortale che è strettamente legato alla incapacità politica dell'Italia di far fronte a un processo di aggiustamento simile a quello che è stato imposto alla Grecia. Non mi sembra ci sia alcun dubbio che il processo di aggiustamento istituzionalizzato è simile a quello della Grecia. Cioè le regole istituzionali che l'area dell'euro si è data attraverso l'intervento del MES, i piani di aggiustamento strutturale e così via,
sono simili. L'Italia però è in una situazione diversa, ed è in una situazione diversa perché la sua opinione pubblica, l'ho detto prima, quindi rivengo sugli argomenti che ho già toccato, è diversa da quella greca. La popolazione greca non ha alternativa. Cioè, se si guardano i sondaggi di opinione fatti durante tutto il 2015, prima e dopo la firma dell'accordo, che viene firmato nell'agosto del 2015, i greci vogliono rimanere nell'euro a tutti i costi. Votano contro il pacchetto nel referendum perché si aspettano che ci sia la possibilità di rinegoziarlo, quindi è un gigantesco fraintendimento. Però sono fondamentalmente d'accordo. Gli italiani, e questo lo vediamo anche nelle dinamiche politiche, nel forte consenso che ricevono partiti come la Lega o Fratelli d'Italia, in Italia la situazione sta cambiando. E in Germania si prende atto che c'è una variabile nuova. La variabile nuova è la possibilità concreta che un paese sistemicamente importante possa a un certo punto, adesso lasciamo stare se sia una cosa desiderabile o meno, ma possa, come dato di fatto, decidere di non voler più sottostare a certe condizioni. Credo che i tedeschi e l'elite tedesca sia consapevole che questo rappresenta un forte rischio per la loro economia, che è un'economia tirata dalle esportazioni, come si suol dire, ma un particolare tipo di economia tirata dalle esportazioni, in cui la forza delle esportazioni è legata più che nel passato a una sottovalutazione del tasso di cambio reale e un aumento della sensibilità al prezzo delle loro esportazioni. Perché dico queste cose? Perché ho fatto recentemente delle indagini in Germania, si chiamano survey experiments, in cui dei campioni aleatori, random, di cittadini sono stati sottoposti a diversi scenari, e si vede con molta chiarezza che se lo scenario è uno scenario di base, i tedeschi dicono: ma non si fa niente per aiutare l'Italia, non si fa niente in termini di mutualizzazione del debito, non ce n'è bisogno. Posti di fronte a una domanda secca, volete la mutualizzazione del debito, i tedeschi ti dicono no, in gran parte. Come ti dicono noi gli olandesi, come ti dicono noi gli austriaci, i finlandesi, e così via. Posti di fronte all'alternativa, siete disposti a mutualizzare una parte del debito per far sì che l'area euro rimanga intatta e che non ci sia un Italy exit, una percentuale molto significativa, intorno al 15% di quelli che rispondono, tengono in conto dei costi dell'alternativa e quindi si spostano dalla loro prima priorità alla seconda priorità. Non è che diventino più solidali, semplicemente hanno maggiore consapevolezza dell'interazione strategica. Quindi quando sentiamo, e lo sentiamo spesso, sentirci presentare dei dati di sondaggi di opinione in cui i tedeschi sono contro a priori, quelle informazioni hanno scarsa significatività perché sono informazioni che non tengono in conto degli eventuali trade-off di cui bisogna invece tener conto quando si prendono delle scelte concrete. Un'ultima cosa che voglio dire è che le preferenze dell'opinione pubblica e degli elettori, sia italiani sia tedeschi, sono molto meno fisse di quello che si possa pensare. Quindi c'è uno spazio notevole per le elite politico-partitiche di orientare le preferenze in una particolare direzione a seconda delle argomentazioni che vengono utilizzate. Ringrazio il professore per questo intervento che ci offre degli spunti sicuramente innovativi e che ci ricorda anche che forse la migliore rappresentazione di cosa sia la politica e di come funzioni insomma è legata ai rapporti di forza e non tanto
alle buone intenzioni, ecco, mi viene da dire. A questo punto volevo anche chiedere al professor D'Antoni, anche alla luce di una domanda, sempre per il momento rimanendo su quello che può fare l'Italia, o anche se preferisce unire i due piani, cioè cosa si può fare a bocce ferme, oppure cosa si può fare per spingere l'equilibrio verso un equilibrio che più ci interessa, come preferisce articolare lei. Però c'era una domanda legata per esempio alla possibilità di utilizzare la tassazione, quindi leggo una patrimoniale per esempio per cercare di reperire delle risorse, magari poi da reindirizzare, da redistribuire. Cosa ne pensa lei? Per gli obiettivi di finanza pubblica, cioè, ma la patrimoniale in realtà sono tante cose, non è molto chiaro, perché viene un po' invocata spesso come Deus ex machina. La patrimoniale, si parla della patrimoniale a volte nel senso di patrimoniale straordinaria, cioè si fa un po' questo ragionamento, che secondo me è anche abbastanza in voga in altri paesi europei quando pensano all'Italia, cioè il ragionamento è grosso modo questo: l'Italia ha un elevato debito pubblico, ma è un paese con un livello di ricchezza privata abbastanza elevato, investita molto all'estero, e quindi l'idea è, beh, si può usare l'uno per sanare l'altro. Quindi il suggerimento che ci viene spesso da nord è: fate introducete un'imposta patrimoniale, non si capisce se è un'imposta patrimoniale straordinaria, molto, molto rilevante, per abbattere il debito. Ora, tempo fa si discuteva di queste cose, sono numeri che non stanno in piedi, perché diciamo, se si vuole fare una cosa, come si dice, one shot, uno shock di questo tipo, servirebbe mobilitare una quantità di risorse che sarebbe impensabile che la cosa non abbia effetti rilevanti sull'economia, effetti non positivi in termini di riduzione della ricchezza individuale, e quindi anche riflessi sul consumo, oltre al fatto che questa ricchezza è comunque investita, nel caso dell'Italia è anche investita molto in attività reali che non sono facilmente liquidabili, quindi bisogna stare attenti, perché nel momento in cui tu metti un'imposta troppo elevata puoi costringere la liquidazione forzata dei beni. Ripeto, stiamo parlando di soluzioni che vengono proposte con un eccesso di facilità, ma che non tengono conto della realtà. Altra cosa è invece la proposta che ogni tanto emerge, a volte anche in modo abbastanza ben pensato e sofisticato, di accompagnare, cioè di inserire nel contesto del sistema fiscale che abbiamo anche un'imposta patrimoniale. E questa è una discussione che c'è da sempre: l'imposta patrimoniale esisteva prima dell'imposta sul reddito, poi è stata sostituita dall'imposta sul reddito e progressivamente marginalizzata. C'è da dire che noi abbiamo delle imposte patrimoniali, perché l'imposta sugli immobili, l'IMU, è un'imposta patrimoniale. Nel nostro caso, per scelta politica, diciamo ribadita più volte, poi c'è stato un metti, togli, eccetera, diciamo viene esentata la casa d'abitazione, però poi su tutto il resto degli immobili l'IMU è ormai un'imposta che ha una dimensione significativa. Per quanto riguarda la tassazione finanziaria, l'analisi economica ci insegna che una buona tassazione, una tassazione ben fatta sul reddito delle attività finanziarie è concettualmente equivalente a una tassazione patrimoniale, cioè non c'è molta differenza tra tassare lo stock di ricchezza o tassare il rendimento della ricchezza. Perché? Perché il valore di una ricchezza finanziaria è dato dai redditi che questa garantisce, quindi se io tasso lo stock per anno per anno
col tasso il reddito che quella ricchezza produce anno per anno, nella sostanza ottengo un risultato pressoché equivalente. Quindi noi abbiamo un'imposta sul reddito, un'imposta che fu disegnata, anche se poi ci sono state alcune modifiche alla fine degli anni 90 da governo di centro-sinistra, dall'allora ministro Vincenzo Visco, devo dire fu disegnata anche piuttosto bene, e che attualmente ha un'aliquota del 26%, che è abbastanza in linea con quello che osserviamo nella generalità dei paesi. I paesi che hanno delle imposte patrimoniali, allora, qual è il vantaggio che potresti avere con un'imposta patrimoniale rispetto a questo? E potresti concentrarla sui patrimoni elevati, si dice, quindi tu ricostruisci la ricchezza individuale, cioè invece di tassare i singoli redditi finanziari in capo a un individuo, ricostruisci quella che è la sua condizione patrimoniale insieme ai suoi redditi, e poi stabilisci che vengono tassati soltanto i patrimoni al di sopra di una certa soglia. Quindi potresti aumentare il grado di progressività del sistema. Ora, si può fare, in parte molti vantaggi e anche svantaggi di questa imposta sono gli stessi che hai con un'imposta sui redditi finanziari. Il fatto è che laddove questa imposta c'è, allora, per cominciare, i paesi che l'avevano progressivamente l'hanno dismessa, cioè non è un'imposta che sta prendendo piede, è un'imposta rispetto alla quale, rispetto alla quale la tendenza è ad abbandonarla a favore di altre imposte. Perché? Perché a fronte del costo di amministrare, il gettito che dà tende a essere molto molto modesto. E teniamo presente un'altra cosa, lo dicevo, noi abbiamo imposte patrimoniali, abbiamo anche un'imposta patrimoniale su ricchezza finanziaria, che è l'imposta di bollo, che non viene chiamata imposta patrimoniale perché spaventa, però di fatto è un'imposta patrimoniale, di aliquota abbastanza modesta, però c'è. E il problema qual è? Che in un momento in cui tu hai rendimenti molto bassi, come ora, sulla ricchezza finanziaria, o tu tieni l'aliquota bassissima, oppure tu praticamente ti mangi interamente tutto quello che è il rendimento che puoi ottenere da un investimento, addirittura finiresti per tassare il capitale, non solo il reddito che produce la ricchezza, ma per tassare il capitale. Quindi da un punto di vista economico ci sono tutta una serie di, dal punto di vista proprio di architettura del sistema fiscale, ci sono tutta una serie di controindicazioni rispetto a questa imposta. Ripeto, la controindicazione principale è che tu paghi, finiresti per pagare un costo politico molto forte, perché in Italia spaventa. Con degli effetti redistributivi da verificare e con un gettito probabilmente estremamente modesto. Per cui rientro, appunto, poi qualcuno mi ha scritto, forse ho visto c'erano degli interventi nel live comments di dell'amico e collega Sergio Cesarato, dice: ma perché sei scettico? Ora, passo per scettico perché ho fatto già qualche volta questo ragionamento. Cioè, se qualcuno crede che quella è la misura decisiva che può farci svoltare, io temo che qualunque studioso di scienze delle finanze dirà che rischia di prendere un abbaglio. Ciò detto, può rispondere a criteri di equità, si può fare, non è assolutamente uno scandalo, bisognerebbe iniziare a parlarne, ma non credo che sia, per gli effetti che può procurare, qualcosa in grado di cambiare, se non marginalmente, i problemi di cui dicevamo. Cioè, non è la soluzione, può essere parte di una complessiva riforma del sistema fiscale di cui ci sarebbe bisogno. Perché ci sarebbe bisogno? Perché innanzitutto perché il sistema fiscale ha perso completamente fisionomia, cioè il suo disegno iniziale degli anni 70 rispondeva a una logica che nel frattempo non è nemmeno forse quella adatta a come è andata cambiando l'economia. Nel frattempo non c'è stato uno sforzo di un, ripeto, l'ultima occasione in cui si è fatto un intervento organico proprio sull'aspetto della tassazione finanziaria, alcuni aspetti della tassazione societaria, fu con il governo Prodi di fine anni 90, ministro Visco. Diciamo, quella era una riforma che io, diciamo, ai tempi iniziavo a occuparmi di queste cose, la trovo ancora molto, secondo me aveva una sua razionalità.
Nel frattempo però gli interventi che hanno seguito non hanno seguito un disegno preciso, hanno di fatto scardinato la coerenza del nostro impianto fiscale, quindi ci sarebbe bisogno di ridargli ordine, quello sì, di ridare ordine, tenendo però presente che, ripeto, lì non c'è nessun coniglio nel cappello, c'è da riordinare, da ridargli logica, da renderlo più coerente, quindi anche più credibile, più equo, eccetera. Ma non c'è nessun coniglio del cappello, nessun coniglio da estrarre dal cappello da lì. Il problema è che la nostra pressione fiscale, comunque lo si giri, è alta, perché le esigenze di spesa, noi non spendiamo più degli altri, come si dice, spesa primaria, ma se tu ci aggiungi la spesa per interessi, eccetera, eccetera, il fisco effettivamente pesa sull'economia. Se poi aggiungi che c'è un elevato livello di evasione, vuol dire che pesa principalmente su alcune categorie di redditi, quindi distorce il funzionamento del mercato, quindi ci sono una serie di problemi senz'altro da risolvere sul fronte fiscale. Però che si possa immaginare che da lì tu risani le finanze pubbliche aumentando chissà in quale misura la pressione fiscale, ecco, credo che quella non sia la strada corretta da seguire. Per tornare a quello che dicevo prima, su questo penso che gli altri presenti siamo d'accordo. Io penso che una cosa da fare è far capire ai nostri partner europei che l'obiettivo di riportare il rapporto debito-PIL dal 160 sarà a fine 2021, diciamo 160, dal 160 al 60% in 15 anni, in 20 anni, cioè ridurre, praticamente destinare il 100% del PIL, cioè un anno di PIL, su un orizzonte di 15-20 anni per riportarci nei parametri, vuol dire affondare definitivamente questo paese. Per cui la soluzione deve essere quella di, qualche economista molto più autorevole di me ha iniziato a dirlo, di entrare nell'ottica che con i debiti elevati le economie avanzate devono imparare a convivere. Dice, dobbiamo imparare a convivere, si dice, col virus per un po'. Ecco, forse bisogna imparare anche a convivere con i debiti elevati, quindi se si riesce a tirar fuori qualche risorsa in più, invece di utilizzarla per riabbassare questo parametro, per carità, vorremmo tutti liberarci, parlato prima di fardello, vorremmo tutti liberarcene, però credo ci siano delle urgenze, delle urgenze che hanno una maggiore priorità su come spendere i soldi, e lì punterei. Grazie professore. A questo punto allora mi sembra proprio pertinente chiedere al professor Zezza se invece, visto che lui se ne occupa, avviare magari delle iniziative in maniera sistematica di moneta fiscale, cioè potrebbe effettivamente consentire magari anche a altre forme, moneta complementare, ad esempio il Sardex, potrebbe consentire di aprire spazio e consentire poi quindi anche all'economia di crescere maggiormente. Sì, io volevo anche dire una battuta su quanto diceva Massimo D'Antoni su questa storia della patrimoniale. Cioè, in realtà, quello che sappiamo, ne ha scritto ad esempio Luigi Ciocca sul Manifesto qualche tempo fa, è che anche in Italia c'è stata una concentrazione della ricchezza molto forte, tanto che un 10% delle famiglie più ricche possiedono un patrimonio che presumo sia immobiliare che finanziario, che credo già da solo sia comparabile al livello del debito pubblico. Quindi se poi uno si fa due, come si dice, cioè, conti della serva, stimando un'evasione di 100 miliardi annui per 25 anni, concentrata, presumo, non l'evasione del piccolo, diciamo, del barista che non fa lo scontrino, ma di chi evade cifre ben più alte, vediamo che c'è un parallelo tra questa concentrazione della ricchezza, magari anche portata all'estero, e il livello del debito pubblico, per cui da un punto di vista non dell'economista, ma diciamo da un punto di vista etico,
più che fondata l'idea di dire, beh, ma se questi hanno sottratto denaro che doveva andare al fisco per tutti questi anni, è giusto che paghino una parte, vuoi con una patrimoniale o in altre modalità. Io sarei orientato, come anche credo diceva D'Antoni, a ridisegnare tutto il sistema dell'imposizione fiscale e in particolare spostando un carico molto maggiore sulle rendite rispetto al carico che va sul lavoro e tornando a livelli di progressività delle imposte sui redditi che erano quelli che avevamo prima della follia neoliberista. Per passare alla moneta fiscale, io vorrei prima fare un inciso su questa storia delle risorse e del debito pubblico. Ora, il debito pubblico è un titolo che viene acquistato da qualcuno e per questo qualcuno è un credito. Quindi quando parliamo di risorse da mettere nel pagamento degli interessi su questo debito, queste risorse vanno a questo creditore e non è che spariscono nel nulla. Quindi il problema è capire chi sono questi creditori. Un tempo le famiglie italiane possedevano una quota molto rilevante direttamente del debito pubblico italiano. L'hanno ridotta notevolmente, ma in gran parte perché si sono spostati sui fondi di investimento, sui fondi assicurativi e quant'altro, o anche sulle banche, ma tutte queste istituzioni finanziarie di fatto intermediano il debito pubblico, cioè quando io compro il titolo un fondo di investimento e fondo di investimento una parte del mio denaro la investe in titoli pubblici. Quindi se andiamo a vedere qual è questa quota del debito pubblico detenuta da questi intermediari finanziari italiani, vediamo che di fatto la quota delle famiglie non è scesa di molto. Il resto a chi va? Il resto andrà all'estero e per quanto va alla banca centrale, questo debito pubblico, perlomeno gli interessi pagati sul debito pubblico, sono una specie di partita di giro, perché noi e il Ministero del Tesoro li paga alla Banca Centrale Europea, vanno nei profitti della Banca Centrale Europea che li ridistribuisce in base alla capital key e tornano in gran parte al Ministero del Tesoro italiano. Quindi non sono di nuovo risorse che non sono un peso, un onere nel senso proprio del termine. L'unico onere nel senso proprio del termine sono quelli che stanno nelle pance delle banche tedesche, francesi o americane, cioè quelle possedute da istituzioni privati esteri. E in questo caso sì, abbiamo un deflusso netto di risorse, però dobbiamo molto ridimensionare questo problema angoscioso del debito pubblico che sarebbe facilmente sostenibile se il creditore fosse un creditore nazionale piuttosto che un creditore estero. E la moneta fiscale si può anche intendere proprio da questo punto di vista, cioè se noi ragioniamo un po' in astratto, come fa la Modern Money Theory, se l'assetto istituzionale prevede una banca centrale che opera come parte del settore pubblico e che quindi di fatto unisce il suo bilancio al bilancio del Ministero del Tesoro, la differenza tra moneta che è un debito contabile della banca centrale e il debito pubblico che è una passività del Ministero del Tesoro diventa un po' più tenue. Noi siamo in un diverso assetto istituzionale perché appunto la BCE non allinea il suo bilancio con nessuno dei governi della zona euro. E uno dei problemi che abbiamo per trovare la liquidità, per finanziare quanto vogliamo fare, è appunto che la BCE non può fornirla direttamente al nostro Ministero del Tesoro, che deve arrivarci per vie indirette. Quindi la moneta fiscale la si può introdurre in diverse modalità. Una modalità è quella, come dire, surrettizia, ma non è neanche tanto surrettizia, forse è un po' un tentativo di ripristinare quell'assetto istituzionale che di cui parla la Modern Money Theory, cioè se è il governo a emettere un qualcosa che noi usiamo come moneta,
E questo qualcosa ha un suo corrispettivo nel prelievo fiscale, quindi chiamato moneta fiscale, e allora anche il nostro governo può stampare questa sorta di moneta, che è moneta fiscale perché accetta la accetta in pagamento delle imposte. Quindi, come la moneta di banca centrale è regolata dalla compravendita di titoli che fa la BCE, la moneta fiscale è regolata dalla spesa e dal prelievo fiscale del governo, è tenuta sotto controllo in questo modo. Quindi, il primo modo di pensare a questa moneta fiscale è quello di dire: beh, tu BCE non mi puoi finanziare e mi finanzio io ricorrendo a degli sconti fiscali di varia natura. Questo il governo lo sta già facendo, lo sta già provando a fare in maniera più o meno dichiarata. La proposta che avevamo fatto noi insieme a Massimo Amato, Luca Fantacci e Dimitri Papadimitriou era un po' diversa, perché partiva dalla constatazione che la moneta unica non funziona e non funzionerà e va riformata. Come arrivare a riformarla senza causare dei tracolli finanziari, delle uscite unilaterali dall'euro e quant'altro? Allora la proposta era quella di dire: beh, introduciamo una moneta fiscale, ma non solo in Italia, introduciamola anche negli altri paesi della zona euro, come fase transitoria di passaggio a un ritorno di monete nazionali che convivano con l'euro, che nella visione teorica a cui ci siamo ispirati dovrebbe diventare una sorta di moneta comune, come il bancor che Keynes immaginava ai tempi della conferenza di Bretton Woods della Seconda Guerra Mondiale. Quindi questa è una visione più sistemica. La moneta fiscale non è un modo in cui possiamo creare un po' di liquidità per pagare investimenti pubblici o un sostegno all'economia, che pure è indispensabile, ma come un pezzo di una visione di riforma del sistema europeo che la renda sostenibile, perché la mia personale visione è che se anche noi usciremo da questa crisi in un modo o in un altro, se anche si farà il recovery fund, se non si modificano i trattati, in particolare i trattati che regolano la moneta unica e il comportamento della BCE, la prossima crisi sarà dietro l'angolo e le crisi saranno via via più serie finché non decideremo appunto di cambiare rotta. Ok, a questo punto farei un ultimo giro che magari si concentri maggiormente su quelli che possono essere, cioè il punto di partenza potrebbe essere per fare programmazione economica, per fare degli interventi di un certo tipo, per esempio mi è venuto in mente anche sentendo adesso il professor Zezza, magari della possibilità di indirizzare una parte delle nuove emissioni o tramite incentivi, non so da un punto di vista legale cosa si possa fare verso gli italiani per tenere in considerazione, per far sì che la quota di debito detenuta ai italiani sia maggiore. Ma in generale, per mettere in piedi delle iniziative nuove, c'è da aver chiaro quali sono i conflitti attuali all'interno del paese. Si parla spesso in televisione, nei media mainstream, dei conflitti tra giovani e anziani, quindi conflitti intergenerazionali, un po' legate alla struttura del sistema pensionistico e quindi a dei privilegi che c'erano stati in precedenza e che adesso non ci sono più. Mi chiedo, e partirei sempre dal professor Baccaro, se questa è una rappresentazione corretta dei conflitti che ci sono oggi, oppure
non è abbastanza, non è in grado di cogliere quelli che sono i reali conflitti all'interno del paese. E a questo proposito mi chiedo anche se possa parlarci di come i conflitti che sono interni al paese si manifestino nell'attuale rappresentanza politica dei partiti in Italia, in Parlamento. La sua domanda, faccio un brevissimo ritorno sulla domanda precedente, giusto per dire sinteticamente quindi che in termini di prospettive di cambiamento per l'Italia, l'Italia in qualche modo è una situazione molto, molto precaria, ma spesso in una negoziazione la debolezza diventa un fattore di forza. Se l'altra parte concepisce la tua debolezza come un suo problema, da questo punto di vista ci potrebbe essere l'emersione di questa consapevolezza che la debolezza italiana mette a rischio non soltanto l'area dell'euro, ma le economie più forti. Perché un'economia come quella tedesca dipende fortemente dal fatto che continua ad esserci il mercato interno e varie altre cose. Quindi questo per ritornare brevemente sulla domanda precedente. Sulla questione dei conflitti, che è una domanda molto interessante. Allora, cominciamo col conflitto generazionale. Allora, le rispondo, il conflitto generazionale esiste, ma non è quello insider-outsider. La teoria dell'insider e outsider sostanzialmente attribuisce agli outsider, diciamo ai giovani, o a quelli che non hanno un posto di lavoro fisso, le donne, i lavoratori dei servizi, una volontà di liberalizzazione del mercato del lavoro e del welfare che semplicemente non c'è. Questi outsider, differentemente da quello che dice la teoria, non vogliono ridurre le protezioni del lavoro in modo da poter beneficiare delle maggiori opportunità di un mercato del lavoro più libero. Vogliono l'estensione delle protezioni anche a loro. Quindi non è di questo tipo il conflitto, ma c'è un conflitto ed è molto evidente, ed è un conflitto sul piano delle politiche macroeconomiche. Per esempio, i pensionati sono molto più orientati favorevolmente alle politiche deflazionistiche degli altri, cosa del tutto comprensibile perché, essendosi ritirati dalla vita lavorativa e vivendo di risparmi, hanno interesse a salvaguardare i loro risparmi. E quindi su tutta una serie di questioni relative, per esempio, a quanto debba essere elevato il target di inflazione della banca centrale, hanno preferenze più restrittive degli altri, soprattutto di quelli che lavorano. Quindi c'è un conflitto, è un conflitto importante, si vede in vari paesi, ma non è un conflitto sulle preferenze quanto alla liberalizzazione, alla riforma o meno del mercato del lavoro e della previdenza, è un conflitto su quanto le politiche macroeconomiche debbano o meno essere orientate al mantenimento del potere d'acquisto. Per quello che riguarda i conflitti e diciamo gli elementi di polarizzazione dell'elettorato in termini più generali, da questo punto di vista l'Italia non è diversa da altri paesi. Anche in Italia c'è una sostanziale convergenza sulle questioni economiche. Non sono le questioni economiche che fanno la differenza fra un elettore della Lega e un elettore, diciamo, del PD, o anche un elettore di LeU o di altri partiti più piccoli di sinistra. Laddove si vede una fortissima polarizzazione sulle cosiddette questioni di natura culturale, che in realtà non sono culturali, sono questioni economiche che vengono interpretate attraverso un filtro culturale. Per esempio, una fortissima differenza si vede sulla questione dell'immigrazione fra la Lega e il PD. Un'altra questione in cui ci sono forti differenze è la questione del giudizio da dare sull'Unione Europea. Questa il Partito Democratico è il partito più europeista che ci sia in Italia. I suoi elettori sono quelli più disponibili a guardare favorevolmente a tutto quello che viene in termini di iniziative dall'Unione Europea. Quindi
il comportamento poi dei leader politici non è incomprensibile, in qualche modo rispecchia il profilo degli elettori di questo partito. E perché l'Italia non è un caso particolare? Perché in realtà tutti i paesi avanzati hanno questo tipo di configurazione, cioè una sostanziale convergenza sulle questioni economiche. Diciamolo in termini chiari e utilizziamo uno schema interpretativo che io ritengo condivisibile, che è quello di Nancy Fraser, che è una filosofa americana. Dal punto di vista della struttura, c'è una sostanziale convergenza di tutti i partiti, soprattutto i partiti mainstream, ma anche i partiti non mainstream, su un'accettazione di fondo dei fondamenti, diciamo, istituzionali dell'economia globalizzata, in particolar modo la non messa in discussione della libertà di movimento dei capitali, la non messa in discussione di un modello di capitalismo che sempre più si sposta verso la protezione legale dei diritti di proprietà intellettuale, un'idea dell'intervento statale sostanzialmente sussidiario, quindi uno Stato regolatore, ma uno Stato che comunque lascia fare il lavoro principale di coordinamento degli attori al mercato. Tutto questo è in qualche modo non più oggetto di grossa contrapposizione politica e di polarizzazione delle preferenze dell'elettorato. Questa base strutturale viene giustificata a un elemento, diciamo, legittimo, dove invece si creano delle forti differenze. Da una parte c'è la giustificazione del neoliberalismo progressista, laddove l'allocazione dei benefici dell'economia globalizzata è basata su un'ideologia del merito, un'ideologia meritocratica in cui non conta a quale gruppo sociale appartieni, questo naturalmente è una rappresentazione ideologica, conta invece quanto lavori duro e quali sono le tue capacità. Quindi la meritocrazia è il discorso legittimante di questo tipo di argomentazione. Dall'altra parte invece c'è un neoliberalismo regressivo in cui si dice no, l'allocazione dei benefici deve essere basata su criteri di appartenenza. Cioè si deve far prevalere gli appartenenti al gruppo e qui la dialettica è soprattutto fra membri a pieno titolo della comunità, cioè i cittadini e lo straniero, l'immigrato. È là che si gioca la polarizzazione fondamentale. E, diciamo, da una parte Tony Blair, dall'altra parte Trump. Da una parte la sinistra liberale, dall'altra parte la destra illiberale. In nessuno dei due casi il fondamento strutturale viene messo in discussione. È sostanzialmente comune, anche se con differenti accentuazioni dal punto di vista settoriale. Mentre il capitalismo di Trump è un capitalismo sporco degli estrattori di risorse, il capitalismo, possiamo dire, di Biden, è invece un capitalismo molto più vicino agli interessi della Silicon Valley, delle mega aziende di informatica e di telecomunicazione. Quindi sostanzialmente, per concludere, polarizzazione giocata quasi esclusivamente su temi culturali. La cosa interessante è che alcuni di questi temi culturali non sono culturali, per esempio il tema europeo, nel caso italiano, ha una serie di ripercussioni potenzialmente esplosive dal punto di vista economico. Perché se la dialettica è stare nell'euro o non stare nell'euro, le conseguenze di quella scelta sono molto importanti anche dal punto di vista delle politiche economiche, non soltanto dal punto di vista delle politiche culturali. Grazie professore. A questo punto
chiederei ai professori, al professor D'Antoni e poi al professor Zezze e poi magari chiuderei col professor D'Antoni. Da una parte di aprire un attimo una finestra su quella che può essere o che potrebbe essere, se le risorse ci sono o se invece vanno cercate, una politica industriale, e dall'altra, se ne avete voglia, magari se appunto, come suggeriva il professor Baccaro, giocarsi in maniera credibile un'Italexit in chiave europea possa essere effettivamente una strategia proficua di negoziazione. Partire col professor Zezza. Non so se voglio rispondere, perché il problema, cioè, in realtà è un argomento su cui ci si deprime parecchio, perché è vero, diciamo, siamo tutti convinti che serva una visione strategica per l'Italia, che serva un ruolo di Stato innovatore, come dice la Mazzucato. Le risorse finanziarie per pagarlo, secondo me, non sono il vero problema. Il vero problema è chi è che fa queste cose. Perché, appunto, secondo me abbiamo mancato, diciamo, con il Movimento 5 Stelle, una delle occasioni che si poteva avere. Cioè, il Movimento 5 Stelle era partito come forza di rottura, come forza di rottura aveva raccolto un enorme consenso e io qui non lo so perché non sono un politico, ma non so se per incapacità o mancanza di visione o per altri motivi non si è proprio preparato a avere una visione di cosa fare una volta arrivato al governo. E quindi una volta arrivato al governo ho iniziato un po' ad annaspare e mi sembra che quello che sta accadendo oggi sia un'ennesima conferma di un totale fallimento di un, diciamo, sull'ipotesi che questo governo possa proporsi come quello che crea un piano, una visione per il futuro dell'Italia. Se prima si affida a dei tecnici, diciamo, presi in maniera un po' disomogenea, tanto che manco tutti firmano il piano finale, e poi convoca degli stati generali in cui i primi a parlare sono quelli con cui noi dovremmo invece, diciamo, che dovrebbero essere i nostri interlocutori, e insomma ci hanno mostrato una volta di più che hanno fallito la loro occasione. E quindi, diciamo, a discutere di che cosa fare in pratica se poi non c'è una forza politica che voglia portare avanti una cosa del genere, e parlare un po' di aria fritta. Io mi è piaciuto molto l'ultimo intervento di Baccaro e io sono molto d'accordo con lui. C'è ormai una, diciamo, diversificazione tra una destra neoliberista e una sinistra neoliberista, ma sono entrambe neoliberiste, dove questo neoliberismo, a differenza del liberismo, diciamo, vecchia maniera, dice vinca il migliore, vinca il più bravo, ma senza partire tutti dallo stesso punto. E quindi se io faccio vincere il più bravo, che è figlio di un milionario e che è più bravo perché ha potuto studiare ad Harvard contro chi ha potuto studiare in periferia, grazie che poi la società tende a concentrare la ripetita, a concentrare la ricchezza, a concentrare tutto. Se lascio liberi i movimenti di capitali andare dove vogliono, anche lì non è che questi veramente andranno a finanziare, come suggerisce la teoria neoclassica, la regione più arretrata, anzi. Quindi, purtroppo, dal mio punto di vista, le forze che potrebbero condividere questa visione di un progetto più sostenibile
sono state un po' messe ai margini dal punto di vista politico e questo mi appunto deprime, preferisco chiuderla qui. Professor D'Antoni, a lei la parola finale. La domanda era complessa, anch'io diciamo qualche... Allora, diciamo, proviamo prima la parte forse un po' più facile, la questione della politica industriale. Avverto uno delle poche dei pochi dati positivi negli ultimi anni, di cambiamento nella cultura politica, anche di partiti che invece sono stati per molto tempo, hanno fatto il cavallo di battaglia dello smantellamento delle partecipazioni statali, delle liberalizzazioni. Per esempio, anche quando sento che anche nel PD si comincia a parlare, per la verità aveva cominciato già Bersani, ma comunque si parla di politica industriale rompendo alcuni tabù, lo vedo positivamente, per cui anche se poi magari si fa un passo avanti e poi si ritratta subito, però l'idea che se lo Stato interviene generosamente nel salvataggio delle imprese, non è scandaloso immaginare che poi possa avere anche qualche forma di controllo su come quei capitali vengono utilizzati, quindi immaginare forme di partecipazione, soprattutto nelle imprese più grandi, ovviamente, di presidio all'interno del capitale, di ruolo di capitale paziente, ma anche un minimo di garanzia che non ci siano, diciamo, strategie pilatesche del tipo prendo i sussidi finché posso e poi mi rivolgo al miglior offerente magari spostando le produzioni all'estero. Ci sono diversi meccanismi che possono evitare queste cose, appunto. Uno è immaginare forme di partecipazione magari non invasiva da parte del pubblico. L'aveva tirato fuori, mi sembra, Andrea Orlando del PD, poi ha un po' ritrattato, però il discorso è ritornato da parte di qualche altro esponente. Quindi quello è un aspetto. Un altro è magari ragionare anche sul diritto societario, sulla governance societaria, per capire se per esempio modelli adottati in altri paesi come la compartecipazione tedesca, forme di partecipazione dei lavoratori al governo delle imprese possono essere concepibili anche all'interno del nostro sistema. Il nostro è un paese che si è industrializzato sulla base appunto utilizzando in modo piuttosto ampio il capitale pubblico. Nel momento in cui questa cosa negli anni 90, principalmente con la privatizzazione dell'IRI, si è deciso di abbandonarla, non c'è stato un capitalismo privato in grado di sostituirlo. Erano gli anni in cui si diceva non si deve parlare di politica industriale perché l'unica politica industriale è la politica della concorrenza. Il risultato è che ora siamo arretrati un po' sul terreno da tutti gli aspetti. Quindi da quel punto di vista vedo aspetti positivi, si parla di coinvolgimento della cassa depositi e prestiti, eccetera. Quindi qualcosa da questo punto di vista c'è. Ripeto, io tornando al punto di prima, c'è questa grossa ipoteca sulle politiche di bilancio, che poi può avere anche effetti sul governo di questo paese, cioè su chi decide del futuro del paese, perché se l'esito, qualcuno l'ha detto, mi pare Lucio Baccano, se l'esito è un esito greco, poi c'è poco da dire, non saremo noi a decidere, non saremo noi italiani, non sarà, magari qualcuno può essere confortato, vista la qualità della classe politica, del fatto che non sia la classe politica italiana, però diciamo, quando hanno deciso nella nostra storia patria, ci sono state molte fasi, quando si è ricorsi all'aiuto dello straniero perché era più bravo di noi a risolvere i problemi, non c'è mai andata bene, perché non agisce mai né poi nell'interesse della popolazione locale, casomai nell'interesse di altri poteri forti. Quindi vediamo la questione del rapporto verso l'Europa, l'Italia exit. Ora, io per la verità non immagino che possa esserci una realisticamente una classe politica che ha
le idee così chiare da voler fare quella cosa, eppure a me sembra convincente, che diceva sempre Lucio Baccaro, cioè l'uso della, diciamo, dell'opzione uscita anche per rinegoziare a livello europeo. Diciamo, ritengo più probabile che la questione dell'Italexit venga posta un po' dalla forza delle cose, cioè nel momento in cui si dovesse continuare un po' col paraocchi a dire l'Europa è quella che c'era nei trattati, appunto, le varie sentenze tedesche vanno tutte in questa direzione, per cui se vuoi l'aiuto le condizioni sono quelle stabilite dal trattato del MES, eccetera, allora lì hai veramente l'alternativa tra una capitolazione alla greca e rimettere in discussione tutto. Allora forse lì qualcosa potrebbe, diciamo, a quel punto magari, ecco, ne riparliamo a quel punto. Parlarne ora sembra un po' un'idea freddo, un po' stile Brexit, però all'italiana, ma non riesco a immaginarmela perché non vedo chi potrebbe realizzarla e soprattutto chi potrebbe realizzarla traendone uno slancio per politiche in positivo nella situazione attuale. Se, ripeto, se i nostri partner europei saranno così poco saggi da portarci in una situazione di out-out, non lo so, ma a quel punto dovremmo considerare tutte le opzioni, ovviamente. Va bene, allora direi che è il caso di chiudere, ma vi ringrazio moltissimo, credo che sia stato un dibattito ricco di spunti, punti di vista interessanti, che magari emergono anche poco tante volte. Quindi grazie mille, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Arrivederci. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Ciao Massimo, ciao Gennaro. Ciao Gennaro. Ciao.